Euro da collezione 2022. Scopriamo tutte le monete coniate per quest'anno. Due monete dedicate al 150° anniversario della Fondazione Pirelli, una moneta dei 5 euro in trittico argento 925 con finitura in fior di conio, di questa 4.000 pezzi prodotti in confezione a forma di pneumatico, esaurita in poco tempo. Al dritto della prima moneta pubblicità Pirelli del 1914, al dritto della seconda moneta pubblicità del 57, per la terza moneta al dritto pubblicità del 1872, il rovescio uguale per tutte, la prima fabbrica Pirelli a Milano del 1872. La seconda moneta per il 150° anniversario della Pirelli, un altro trittico da 20 euro però, in oro 900 questa, finitura in fondo specchio, 1000 pezzi coniati, sempre in confezione a forma di pneumatico, questa ancora disponibile al costo di 1200 euro. Dritto 1 e dritto 2 pubblicità del 14 e 57 come per le monete precedenti. Dritto 3 rappresentazione di uno pneumatico Pirelli su un auto stilizzata, rovescio fabbrica Pirelli a Milano del 1872. A febbraio è uscita la 5 euro 800enario dell'Università di Padova, argento 925, finitura pro, fondo specchio, 5.000 pezzi in astuccio, già esaurita. Al dritto, sullo sfondo, il portale d'ingresso di Palazzo Bo, sede storica dell'università, a destra corrimano della Scala del Sapere con affreschi di Gio Ponti. Rovescio, sigillo dell'università sulla raffigurazione stilizzata del teatro anatomico dell'università. A marzo sono uscite due monete dedicate alla riedizione della lira, la 20 euro 2 lire, oro 999,9, finitura reverse prof, in scatola di legno. Al dritto sulla circonferenza Repubblica Italiana e un'ape al centro. Al rovescio, ramo d'ulivo con una affiancato il numero 2. Poi la 50 euro 2 lire con le stesse raffigurazioni. Ad aprile e maggio sono uscite le commemorative 170° anniversario della Fondazione di Polizia di Stato e la moneta 30° anniversario della scomparsa di Falcone e Borsellino. Queste descritte già in un altro video. Ultima moneta coniata in oro per questo 2022, la 10 euro della serie Fontane d'Italia, Fontana di Trevi. Oro 900, fondo specchio, 1500 pezzi coniati in astuccio. Al dritto una tipica fontanella di Roma, chiamata il Nasone, con nel giro i San Pietrini. Rovescio un particolare della Fontana di Trevi a Roma, con un cavallo frenato da un tritone. A giugno è uscita la serie annuale di 9 pezzi, 100° anniversario dell'Autodromo Nazionale di Monza. Al centro la 5 euro in argento 925 con le altre monete di vari metalli, fior di conio in blister. Sulla 5 euro al dritto un'opera che riproduce una fase del secondo Gran Premio d'Italia nel 22, in primo piano le auto di Pietro Bardolino e Pierre de Fitcaia. Rovescio il logo ufficiale dell'autodromo, a destra e a sinistra gli spalti, e poi è uscita la 5 euro della serie cultura enogastronomica italiana, primitivo e orecchiette, 15.000 pezzi in cupronickel, finitura fior di conio e in coin card. Al dritto i trulli di Albero Bello e al rovescio prodotti tipici della Puglia, pane di Altamura, orecchiette, ramo d'ulivo e calice di vino. A luglio è uscita la prima moneta rettangolare della Repubblica Italiana, la 5 euro 40° anniversario dell'Italia campione del mondo Paolo Rossi, 6.000 pezzi per questa moneta in argento 925, fior di conio in confezione a forma di pallone da calcio, dritto una porta di calcio con un pallone al centro e al rovescio Paolo Rossi, goleador e calciatore tra i più rappresentativi dei mondiali dell'82. Poi abbiamo i 5 euro 100° anniversario dell'autodromo di Monza, moneta descritta in precedenza, questa venduta in astuccio in fior di conio. Ultima di luglio i 5 euro della serie Grandi Artisti Italiani, Alberto Sordi, 10.000 pezzi in fondo specchio e coin card. Al dritto il ritratto dell'autore e al rovescio elementi del mondo cinematografico. Ad agosto è uscita la terza moneta dedicata alla serie Mondo Sostenibile, Animali in via d'estinzione, Giaguaro, 10.000 pezzi in bronzital, fondo specchio, al dritto composizione a colori di alcune specie di animali e al rovescio il giaguaro. Poi a settembre uscirà la terza commemorativa Erasmus e i 5 euro e 20 euro dedicati al 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, Purgatorio, i 5 euro in argento 925 e in fior di conio, i 20 euro saranno invece in oro 900 in fondo specchio, entrambe vendute in astuccio.
Al dritto il profilo di Dante Alighieri e al rovescio rappresentazione del purgatorio, circondato dal mare, sole e stelle. Sulla sommità ha invece un muro di fuoco e la divina foresta. Infine per settembre la 5 euro della serie Eccellenze Italiane, figurine Panini. Trittico di 7000 pezzi in argento 925, in fior di conio in astuccio. Al dritto e al rovescio rappresentazioni di una figurina Panini. Per ottobre i 5 e 20 euro 200° anniversario della scomparsa di Antonio Canova, argento 925 la prima, oro 900 la seconda, fondo specchio e venduto in astuccio. Al dritto presentano il busto di Antonio Canova con a fianco lo stemma canoviano e al rovescio la statua Venere Italica di Canova. 5 euro 30° anniversario dell'istituzione Comando dei Carabinieri Antisofisticazione Monetaria, 4000 pezzi per questa moneta in fondo specchio e astuccio. Al dritto l'emblema ufficiale dei carabinieri e al rovescio un carabiniere specialista intento ad analizzare una banconota. Infine per questo 2022 a novembre è prevista l'uscita della 5 euro della serie Cultura Enogastronomica Italiana, Franciacorta e Panettone, 15.000 pezzi in fior di conio e coin card. Al dritto alcuni ingredienti secondo la leggenda da cui proviene il moderno panettone e al rovescio panettone e calice di vino tipico della Franciacorta. In secondo piano il Duomo di Milano.